Stortini, prima di partire con il video vi volevo avvisare che ho iniziato a collaborare con Eneba. Per i prossimi 6 mesi, ogni venerdì, il video sarà gentilmente sponsorizzato da loro. Eneba è un sito che vende tantissimi giochi, come potete vedere da qua. Ci sono giochi sia nuovi che vecchi. Ha un catalogo di oltre 10.000 prodotti ed è in continuo aggiornamento. In questo periodo sul loro sito c'è una svendita natalizia epica con tantissimi titoli, come potete vedere GTA 5 a 7 euro, FIFA 21 a 27 euro e tantissimi altri prodotti. Vi ricordo che Eneba vi offre un servizio clienti 24 ore su 24, loro sono super operativi a risolvere ogni vostro dubbio e ogni vostro problema. Ma non è finita qui, perché infatti grazie allo stortino, quando andrete a comprare un qualsiasi gioco, un qualsiasi prodotto, qua vi uscirà il messaggio: hai un codice sconto? Voi cliccherete su questo messaggio e qua inserirete il codice sconto storto ma non troppo, e grazie al mio codice sconto avrete un ulteriore sconto del 3%. Infatti anziché 47,57 vi verrà 46,15, quindi con uno sconto del 3%. Ovviamente trovate il link di Eneba sotto in descrizione. E ragazzi, che dire, ora vi lascio con il video. Bella. Se questo video raggiunge i 444 like, io e la mamma faremo la Whisper Challenge spaccandoci le uova in testa se non dovessimo azzeccare la frase detta, ok? Bella a tutti, stortini! Eccoci qui un nuovissimo video! E oggi è il nuovo anno! Ma com'è? Dai, ma non c'è partita la musica? Io già mi sento tantissimo. Ragazzi, buon 2021 a tutti quanti voi! Ragazzi, come vi ho promesso, quest'anno sarà un anno veramente importante per lo stortino, un anno pieno di cambiamenti, di portare contenuti di qualità. Ve l'ho detto, magari per questo mese, diciamo, ancora usciranno un po' video, tra virgolette, così così, ma abbiate pazienza perché abbiamo in cantina dei progetti assurdi, quindi 2021 super qualità nel canale dello stortino. Ma oggi siamo qua perché dobbiamo fare la Whisper Challenge con mia mamma. Mami, sei pronta? Sai come funziona? Sì. Come funziona? Io ti guardo le labbra e io devo rispondere a quello che dico. Ma guardi YouTube? Sai che c'è l'uccellino sempre che gira. Major, l'uccellaccio del malaugurio. Bene ragazzi, allora partiamo con la mami. Mami, ti metto una canzone e ti dirò una frase. Ok. Te la ripeterò 3 volte, ti do tempo di poter capire cosa ho detto. Se non la dovessi azzeccare, stoppa la musica e perdi. Va bene. Facciamo: chi sbaglia per 5 volte perde, ok? Via con la frase. Mami, mi scappa la cacca. Mami, mi scappa la cacca. Mamma, mi scappa la cacca. Ho indovinato. Comunque, mamma 1, stortino 0. Miki, sei un pirla. Aspetta che mi si sta scimmiando. Che cazzo sta succedendo? No. No. Raga, non lo so. Vai. Sei. Miki, sei un pirla. Non è che l'hai sentito. Hai fatto troppo scandito, mi hai fatto Miki, sei un pirla. Andiamo a vedere subito. Allora non vale questa. No, c'è bucato. Eh no, non vale. Non stai parlando perché ho bloccato la musica. Dai, non mi frega, dai. No, non è giusto. Olaf è un bel Lucani. Olaf è un bel Lucani. Ho fermato Lucani. Olaf è un bel Lucani. Ho fermato un cane. Dai. Perché ridete? Perché a me mi viene di parlare piano. Olaf ha cagato sulle mani. No. Ripeto, Olaf caca su pali pianti. Olaf ha cacato sulla pianta. Vabbè, ormai l'hai detta, già è giusta. Ho detto Olaf caca a tutti i parti. Invece tu dici caca su la pianta. Dopo vai in italiano. Beh, che calabrese. Amo sushi cucinato dai giapponesi. Acceso le luci. Le luci. Le luci. Amo il sushi cucinato dai giapponesi. Sei già fatto le pulizie. Sì, domani di casa. Amo il sushi cucinato dai giapponesi. Hai pulito i denti? No. Amo il sushi uramaki. Hai pulito l'uccesso? Ho stoppato, togliti le cuffie. Ho detto amo il sushi
cucinato dai giapponesi. Fatto i polpetti con la melanzana e con la salsiccia. Okay. Ma più lunga no, Difficili, polpetti, culo, le melanzane. Basta che l'ho prese! Ho capito che hai detto fici! Ho fatto! Ho fatto! E guardalo che sente lui! Scusami, lei dove andavo? Io essere la Messico! Sei andata in Messico? Ripeti. Io essere andata a Messico, poi dopo sono tornata e allora... Sì, ma porca vacca! Un problema! Ma fai la frase giusta! Sono andata in Polonia. Sul ponte? Sì, di Brooklyn. Sono andata sul ponte dell'Everest. Sono andata sul ponte di Verona, dove c'era una vecchia zitellona. Sul ponte di Verona c'era una vecchia? Poi finisci? Finisci cosa? È quello che stavo di che ho detto, non è finita. Non sto capendo più un cazzo. Sopra il ponte di Verona c'è una vecchia zitellona. Sopra il ponte di Verona. Ah, ma adesso come faccio, non lo capisci? Dai! C'è una vecchia zitellona. Sopra il ponte di Verona c'era una vecchia zitellona. Ma perché indovina? Perché ti leggo la piale. Raga, è guerra. Siamo a una zeccata io e una zeccata la mami. Sopra la panca la capra campa. Sotto la panca la capra crepa. Sì, questo l'ho sentito. Ah, l'hai sentito? Sì. Meno male, è stata almeno onesta. Ma ti va la musica? Ok, ora noi abbiamo capito. Ho suonato con la chitarra. Ho suonato con la chitarra. Azzeccato! 2-1 per la mami. A Natale mi voglio abbuffare di mangiare. Non ho capito. Che te lo dico, per mo capisci. A Natale mi voglio abbuffare di mangiare. A Natale i puffi fan così. A Natale mi voglio abbuffare di mangiare. A Natale voglio i puffi. Te l'ho detto, sti puffi me le tiri sempre fuori. I puffi fan così. I puffi fan così. Buffando su. Dai, porco. A Natale mi voglio abbuffare di mangiare. A Natale mi voglio abbuffare di mangiare. Oh! 10. Allora raga, facciamo le ultime due, quindi una per lei e una per me. E per ora siamo 2-2 della regia, 2-2. Sì, vediamo. Picchia picchiarello, picchia picchia pazzerello. Cosa la pizza? Picchia picchiarello, picchia picchia pazzerello. Picchia? Chi è che picchia? Picchia picchiarello, picchia picchia. Pitta la pitta. Pitta la pitta. Prendi la pitta. Prendi la pitta e facci quadrati. Picchia picchiarello, picchia picchia pazzerello. Picchia la pitta e patta la terra. Picchia picchiarello, picchia picchia pazzerello. Pista per terra. Pista per... E prende la pizza. Abbiamo saputo la musica. Allora raga, quello che ha detto lei, pista per terra e prendi la pizza. La mia frase era picchia picchiarello, picchia picchia pazzerello. Se azzecco, oh madonna, vinci. Se no pareggiamo. E per questo ho solo 3 tentativi, quindi la mamma può ripetermi la frase solo 3 volte e basta, o capisco o non capisco. Ok. Lo piccolino, quando viene qua veramente mi fa la testa quanto una quartara. E questa la l'addovinerò. Ripeti. Piccolino, vieni cani, mi faccio la testa quanto una quartara. L'italiano, ma l'italiano non è nel dialetto. Aspetta, quando viene lo piccolino qua mi fa la testa tutta in confusione e basta. Un po' più lunga no, vai, ripeti. Quando viene piccolino qua mi fa la testa confusa, con tutto confusionale. Allora, capito, parte finale. La testa confusionale. Ok, quando viene il piccolino qua mi fa la testa sempre confusionale. Quando viene il piccolino qua mi fa sempre la testa e botta. La testa quanto una quartara, sicuro l'avrà detto in calabrese. Sì, la prima. Ma hai indovinato! Non l'ho detto in calabrese però, eh. Vabbè, ho vinto. Troppo forte, signori. E adesso? Grazie. Adesso niente, sono. Non c'è la... Cosa? La rivincita. Quella rivincita. 444 like. Ci sarà la rivincita da parte della mamma, ma soprattutto con delle penitenze. Quindi da non perdersi. Ragazzi, al prossimo video. Un saluto dal vostro storto. Ma non troppo. Ciao belli. Ciao.